Quelli di questa sera sono auguri speciali. Il 20° è un compleanno che non capita a tutti, specie quando è la ricorrenza di una serie di anni densi di attività e di nuove esperienze. Perciò auguri a tutti, presenti e assenti. Buone feste a tutti coloro che hanno lavorato in questa meravigliosa azienda che si chiama Lavoro Più. Con l'occasione, cosa posso aggiungere al messaggio natalizio? Sapete già che l'azienda va bene. Lo confermo e mi complimento con tutti voi. Qual è la raccomandazione del Presidente? A costo di ripetermi, di essere criticato e preso per il solito ingegnere privo di fantasia, la raccomandazione è sempre la stessa. Studiate, approfondite, perfezionate la conoscenza della materia oggetto del vostro lavoro. E anche quest'anno mi ripeterò. Tocca a me, infatti, ricordare a tutti voi che il patrimonio della nostra società non è costituito da macchinari o da impianti particolarmente complessi, ma, come sempre in maggior misura accade nel nostro secolo, dall'insieme delle conoscenze hard e soft di coloro che vi prestano attività, dal risultato collettivo che ne risulta e dalla coscienza di ogni collaboratore del sentirsi squadra. Ognuno di voi nel campo della propria attività può verificare che i successi conseguiti dipendono dall'insieme di questi asset, che appaiono invisibili quando andiamo a leggere il bilancio ufficiale dell'azienda, ma che sono determinanti nella pratica della nostra attività. Sottoscrivo pienamente la pagina che il nostro ufficio marketing ha pubblicato su alcuni quotidiani in occasione della ricorrenza del 22 ottobre 1997. Una pagina che ha un valore doppio, perché è nata all'interno dell'azienda senza alcun mio intervento diretto e che vorrei leggere manifesto di Lavoro Più S.p.A. Il manifesto contiene infatti i valori fondamentali dell'azienda: emozioni, opportunità, sviluppo, coraggio, passione, unicità, squadra. In una parola, noi. E allora, tanti auguri a tutti noi, tanti auguri a Lavoro Più.